Ciao a tutti, benvenuti o ben ritrovati nel canale Ivi e Lascia Vivere. Se questo è il vostro primo video, grazie per esservi fermati. In questo canale generalmente faccio vlog sul vivere in UK. Spero di poter tornare presto a fare qualche video nella playlist studio artistico e si parla anche di salvare più soldi possibile. Recentemente ho anche aperto il topic di smettere di fumare. Se siete interessati a questi argomenti, quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanella, ok? Oggi, come avrete visto dal titolo, che ancora non lo so, al momento che sto registrando non so che titolo metterò, però parliamo ancora una volta di Lucchero. Questo è il secondo video in cui parliamo di Lucchero. Il primo video sull'argomento ve lo lascio ovviamente in descrizione e vi faccio intanto un velocissimo riassunto per dirvi che chi è Lucchero, che cos'è Lucchero, perché Lucchero è un servizio di personal shopper dove insomma che praticamente vi mandano a casa dei vestiti selezionati per voi da una persona. Molti miei amici pensano che sia un'intelligenza artificiale selezionarvi i vestiti, però a me è arrivata una letterina firmata da, chi era? Maria Pia, mi sembra. Cioè, avevo la personal shopper che si chiama Maria Pia. Va bene? Mi ero rivolta a loro perché io ho il problema di fare fatica a comprare vestiti, faccio fatica a trovare dei vestiti che mi stiano bene e soprattutto fare shopping di vestiti è una cosa che a me dà un fastidio immenso, non mi piace molto fare shopping di vestiti e quindi faccio uno shopping tirato via. Cosa ho fatto? Con questo servizio di personal shop volevo fare in modo di comprare vestiti che non fossero fast fashion per formare una capsula armadio, diciamo con pochi capi selezionati che non costino un'esagerazione, ma che non siano neanche fast fashion, che stiano bene tra di sé, insomma, queste cose qua. Cosa è successo? Io mi sono iscritta a questo servizio, avevo fatto un abbonamento, diciamo, a scatola ogni 2 mesi, che è, diciamo, un abbonamento, diciamo, quello più gettonato, questo quello che loro dicono, no? A 2 mesi, perché avevo visto altri video unboxing su Lucchero, di donne che hanno anche fisicità, diciamo, più facili della mia che per vestirle, diciamo, no? Diciamo, più, boh, ci siamo capiti. Perfettine, eh. Eppure anche loro facevano fatica a trovare tutti, diciamo, gli articoli mandati di loro gradimento e li rimandavano indietro. Perché Lucchero cosa fa? Vi manda 5 articoli, 5 vestiti e possono essere anche accessori, ma voi pagate solo quelli che vi tenete, gli altri li rimandate gratuitamente indietro. Va bene? Succede che pensavo quindi di chissà quante scatole avrei dovuto rimandare indietro con la roba per ottenere il mio capsula armadio, ok? Invece è successo che sin dalla prima scatola mi è piaciuto tutto quello che c'era, gli articoli che c'erano nella scatola, quindi me li sono tenuti tutti. Due dei quali sono questi: questo golf con i bottoni e questa maglietta, che la adoro, ma che io non avrei mai comprato. È per questo che mi sono rivolta a questo servizio, perché io so che sono limitata nel riuscire ad identificare le cose che mi stanno bene. Quindi ho preso e mi sono detta: vabbè, mi affido a loro. A quel punto dovevo rinunciare al piano di ogni 2 mesi, perché ogni 2 mesi tu mi mandi 5 cose, magari mi piacciono tutte e vado ad avere un armadio sovraffollato che è quello che non voglio. E quindi avevo interrotto il servizio, perlomeno ci avevo provato. Invece di dire che comprerò ogni 2 mesi, occasionalmente loro però mi scrivono che mi manderanno la scatola del 6 dicembre lo stesso. Allora a me non sembra molto corretto, perché se io faccio un errore di valutazione o ho premuto per errore, per esempio, che volevo una scatola ogni 2 mesi, sembra quasi che tu mi voglia punire e mi mandi un'altra scatola per forza. Cioè, secondo me questa cosa da Lucchero non è stata molto corretta, di avermi mandato l'altra scatola lo stesso, perché i prodotti che mi ha mandato in questa scatola sono fuori dal mio budget, nel senso che io non li volevo comprare, non li vorrei comprare, sono fuori dal mio budget, quindi magari mi toccherà rimandarli tutti indietro proprio perché non ci volevo spendere soldi, ok? Perché è il mese di Natale. Ci avevo da affrontare altre spese e tutto quello che volete, però va bene. Oppure magari cambio l'idea e compro tutto quello che mi hanno mandato. Ora non lo so.
tanto vi faccio vedere la scatola che promette tanta roba. È talmente piena che qui non si chiude bene e qui si è rotta da quanto l'hanno fatta piena. E quindi sembra che sia piena di roba. A questo punto possiamo andare con l'unboxing. Ma un'altra cosa che io volevo dire sempre su Lukiero, prima di aprire questa, io non la volevo questa scatola, anche perché recentemente loro hanno aperto una sezione shopping nella quale voi vedete già su Lukiero i vostri vestiti che già avete e varie combinazioni di altri vestiti che potete comprare con quelli che già avete, combinarli con quelli che già avete. Quindi io, più che avere la mystery box, a questo punto mi sarebbe piaciuto fare uno shopping tipo due articoli ogni tanto, però di quelli che loro mi avevano già appaiato con quelli che già ho. Però purtroppo la mystery box ce l'hanno mandata praticamente per forza. In ogni caso, se vi interessa il Lukiero, penso ci sia anche in Italia, o se siete in Inghilterra, lì siamo sicuri che il codice funziona. Voi lasciate il codice sconto per chi, diciamo così, avrete lo sconto, mi sembra di 15 sterline in euro, non lo so se ve lo faranno, cioè non so se funziona, ma penso di sì. Diciamo lo sconto di introdurre un amico, no? Quindi a voi vi daranno, mi sembra, 15 sterline di sconto sugli articoli che prenderete e danno 15 sterline di sconto anche a me. Cioè non è una sponsorizzazione professionale. Vi lascio solo il codice sconto che qualunque cliente avrebbe se nel caso che siete interessati. È sotto in descrizione. Ora intanto io apro qua la... No, non l'apro, non l'apro. La scatola. Ovviamente no. Ecco qua. L'altra volta non l'ho fatto questo. Vi farvi vedere come le cose risultano. Non l'ho fatto. Vabbè, letterina anche questa volta. E vediamo se abbiamo di nuovo Maria Pia che ci scrive. Vediamo un po'. Se è sempre lei. Ok. Sì, è sempre Maria Pia. Sempre Maria Pia. Ora io qua non voglio spoilerare niente, non lo leggo, quindi il listino così. E qua mi mandano altre ancora combinazioni, diciamo, personalizzate. Di nuovo. In tutte le scatole ci sono, insomma, varie cose di vestiti in base, insomma, a quello che al profilo e l'idea che loro si sono fatti di me. Con le marche che ho acquistato la volta scorsa, diciamo, se ti piace questa marca qui, allora c'è questo che poi può essere interessata. Ecco, ora non mi si chiude più. Non mi si chiuderà mai più questo. Diamo un'occhiata ai vestiti, effettivamente. E abbiamo golfone, golfone, ragazzi. Abbiamo golfone. Loro l'hanno capito che a me i golfoni mi piacciono e mi hanno mandato questo bestione qua. Questo super golfone no, nero e grigio. Che però sinceramente non mi fa impazzire, perché con questa cintura qua mi ricorda molto un accappatoio, quindi non sono particolarmente entusiasta di questo. Vi dico la verità, non è che voglio essere negativa per forza perché sta scatola non la volevo. Ero più scettica alla prima scatola. La scatola ero scettica e invece l'ho amato tutti i prodotti e li abbiamo comprati tutti insieme. Però questo ora effettivamente non è che mi faccia impazzire. Magari visto addosso cambio idea, hai visto addosso cambio idea, però no, al momento non mi piace da morire. Poi ovviamente facciamo come la volta scorsa, la sfilata finale. Facciamo la sfilata finale. Allora, quello era cartato da sé e abbiamo un altro incarto. E mi hanno dato questo. Allora, questo, vi dico la verità, mi piace molto di più. Questo qua, questo mi piace molto di più. Questo mi piace, ragazzi. È proprio un bel golfoncione. Sì, questo bello. Questo l'avevo visto, l'ho cliccato mi piace 2000 volte nel sito. Questo bello, 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 ragazzi. Ok, questo mi era sempre piaciuto.
E poi mi hanno mandato questo da mettere sotto i due golfoni, praticamente. Questa maglietta con maniche lunghe, bianca a strisce. Diciamo un po' senza infamia, senza lode. E mi hanno mandato un pantalone similpelle. Taglia 40, cioè sono molto ottimisti, va detto, comunque questo pantalone ops, e ne hanno mandato anche un altro ancora pantalone. Ora io sono molto sorpresa che non mi abbiano mandato delle scarpe che io ho cliccato mi piace 2000 volte. Quelle scarpe, loro quelle scarpe non me le hanno mandate. Però questi sono appunto gli articoli. Adesso non lo so, possiamo fare la sfilata come abbiamo fatto la volta scorsa e vedere appunto gli articoli, però sono molto in dubbio che me li terrò effettivamente. Ora si vede, vediamo, magari mi innamoro di tutti quanti, vediamo, facciamo la sfilata. Ah, che vi posso dire? Stavolta bocciaterrimo, ma anche bocciaterrimo, perché io ora non sono dimagrita, per amor di Dio, no? Non sono dimagrita, ero troppo occupata a tossire per fare l'esercizio, sono stata malissimo, chi ha visto i video precedenti lo sa, va bene. Però lo sanno che sono sovrappeso, ho mandato le foto e quant'altro, manda la roba a righe a una che è in sovrappeso. Non è questa Edeona, no? Perché te le amplifica tutte le barre laterali di serie. Comunque, vabbè, questa diciamo è la prima accoppiata. E i pantaloni non mi dispiacciono per niente, però non, cioè, però no, non sono neanche il mio tipo. E la maglietta a righe no, non mi piace, però al momento me la lascio, cambio solo i pantaloni e. Oppure provo, aspettate, provo il golf che mi piace, l'unico che mi piace, però non mi piace il tessuto. Per ora vediamo. Ah, il golf continua a piacermi, però non è che penso che sia indispensabile accoppiarlo per forza con questi due articoli. Questo sta bene con tante cose che io ho di già. Però no, cioè. Però vi dico anche questa cosa qua, 50 sterline, cioè capito? Io gli ho dato un budget a loro che di massimo 100 sterline, però 50 sterline in golf non mi va proprio di spendercele, cioè per spendercele lo devo proprio amare in maniera incondizionata, né proprio non posso vivere senza questo golf e non è il caso, non è questo caso qua. Cioè, quindi probabilmente mando indietro veramente tutto stavolta qua, probabilmente non sono, sì, non. È così, scusate. Questo è il golfone accappatoio. Allora. Fatemi provare a chiudere questa. Ecco, secondo me questo golf mi fa anche peggio di quella che so. Cioè. No, no. Il pantalone in finta pelle invece mi piace moltissimo. Questo mi piace tanto. Considerate che non lo sto indossando da sé perché io sto utilizzando questi altri pantaloni a tenuta stagna sotto perché non riesco veramente col freddo che fa ora a non andare al giro con strati e strati di vestiti. Però a me questo pantalone effettivamente mi piace tantissimo. E probabilmente questo ci sto veramente pensando di prenderli perché sono effettivamente molto molto belli. Questi mi piacciono veramente tanto. Questi molto belli per fare serata invece del solito jeans, perché io d'inverno specialmente non indosso tanti vestiti o comunque. Ecco, questi pantaloni potrebbero essere un'ottima alternativa per quante serate posso far fuori io, però.
un'ottima alternativa. Ecco, mi piacciono effettivamente e quindi ci penserò. Però io ho a questo punto 4 giorni di tempo per decidere. Io non so se guardo in camera, guardando qua, guardando per me allo specchio, no, no, non lo so. Vabbè, comunque, scusate, io non sono abituata a fare questi video, l'avevo già detto nel video precedente. Comunque, dicevamo. Ho dei giorni di tempo per decidere cosa comprare o cosa no. Mi sembra 2, 3 o 4 giorni, ok, di tempo per decidere. Dopodiché, gli articoli che non voglio, io li posso rimandare via e non pagarli. Glieli rispedisco e pago solamente quello che mi tengo, sempre che mi tengo qualcosa. Comunque, ci dormirò sopra e deciderò cosa effettivamente tenere e cosa no. Ok, questo è il giorno successivo, io ho già preso la mia decisione, ho già fatto tutto quello che ho da fare, però adesso parliamo dei prezzi. Prima di dirvi se ho tenuto qualcosa, parliamo dei prezzi, ok? I prezzi erano, allora, dei leggings neri, quelli che mi piacevano tanto, costavano 48 sterline. Il cardigan della Only, quello che cardigan accappatoio che mi faceva sembrare gigante come il Gabibbo, 45 sterline. La maglietta a strisce, 20 sterline. Gli altri pantaloni, 49 sterline e 99, quindi praticamente 50 sterline. E il golf, quello che non mi disgarbava, ragazzi, quello lì, praticamente quello marrone, bla, 44 sterline e 99, quindi 45 sterline. Se avessi, quindi tutti gli articoli insieme, 207 sterline e 98, alle quali però si sarebbe dovuto togliere 10 sterline. Scusa, scusa, Ralph, mi scusi, mi scusi. 10 sterline, ok, di spese. Praticamente voi quando ordinate un lucchiero vi fanno pagare 10 sterline, diciamo, per il servizio, ma queste 10 sterline le avete di sconto quando acquistate anche un solo articolo. Nel frattempo godetevi la bazza di Ralph. Quindi vabbè, come ho detto, 207 sterline e 98, ma se avessi comprato tutto, ma con le 10 sterline in meno, 197 sterline e 98. Allora, una volta lucchiero, se voi acquistavate tutti e 5 gli articoli, vi faceva il 25% di sconto. Questo incoraggiava molto, ovviamente, a comprare tutti e 5 gli articoli. Questo sconto non esiste più e io ero già consapevole alla prima scatola. La prima scatola mi sembra che abbiamo speso sulle 174 sterline perché comprai tutti e 5 gli articoli. Non mi fu fatto ovviamente il 25% di sconto, io spesi quei soldi là. Ok, ma io ero già consapevole che questo sconto non lo facevano più, però so che in passato lo facevano. Un po' sfortunata che purtroppo quando ho fatto il servizio io non c'era già più, perché appunto la volta precedente gli articoli l'ho presi tutti. Questa volta qua mi sono sentita purtroppo un po' obbligata a comprare almeno un articolo, ok? Perché se no queste 10 sterline le perdo, ok? E l'articolo che ho comprato ve lo lascio indovinare. Indovinato, perché proprio i pantaloni neri? Ragazzi, mi sono tenuta appunto i pantaloni neri, i leggings neri, mi sono piaciuti molto e quindi me li sono tenuti. Come vi ho detto, prezzati 48 sterline, però io avevo da riprendere le 10 sterline indietro e quindi l'ho pagati 38. Intanto Ralph continua a farsi vivo. Se si mettesse Bonino da una parte sarebbe un po' meglio, vero amore? Ecco, l'ho pagati 38. Vi dico, 48 sterline secondo me un po' tantine, però per 38 sterline vi dico, l'ho comprati volentieri. Se non è stato un articolo che ho comprato veramente volentieri, ok? Se non ci fosse stato questo articolo qui, avrei comprato più mal volentieri, però avrei comprato il golf marrone.
44 stelline e 99, quindi avrei pagato 34 stelline e 99. Il resto della roba l'ho messa nella busta, indietro nella busta, che sembrava a quel punto il cuscinone, no? Il cuscinone, sì. Ho rifatto il bustone e me lo sono subito portato via ieri. In realtà io il video lo potevo finire ieri, ma non ho avuto tempo da fare altre cose perché io ho subito deciso e ho subito portato la roba via, e l'ho portata, diciamo, a un Every Parcel Shop, perché loro ve la mandano qua in Inghilterra con il corriere Every, che non è che goda di questa grande reputazione questo corriere. Vabbè, e praticamente ho la ricevuta di aver rimandato indietro appunto tutta la roba. Ora speriamo che finisca bene la faccenda, perché ho notato su Facebook, insomma, che ci sono delle persone che lamentano il fatto che Lucchero dica di non aver ricevuto la roba indietro, che questa gente a quel punto le viene fatta pagare addebitata tutta la merce. Da una parte è possibile che venga fatto un errore del genere, e il problema è quello che dicono queste persone, che è difficile risolvere il problema perché non c'è un essere umano che risponda al call center, dice tutto elettronico. Anche lì, voi lo sapete, anche io non sono una fan delle intelligenze artificiali a fare assistenza clienti. Ok, dall'altra però questo è un servizio che si presta molto a questo tipo di frode, nel senso che te vai a dire sì, ho vestiti, ve l'ho rimandati indietro, poi non è vero niente. E pretendete di non pagarli. Secondo me qualcuno gli può anche aver fatto questa pensata qua, no? Però io ho la mia ricevuta, quindi io mi auguro che non succeda niente di male, che Lucchero si riprenda i suoi vestiti indietro e quant'altro. Ok, ragazzi, a questo punto direi che il video finisce qua. Abbiamo due video a questo punto su Lucchero. Il primo in cui ho comprato tutto quanto, era tutto bellissimo, favolosissimo, quindi ho comprato tutto. E il secondo video, già questo, dove in realtà non mi è piaciuto niente e ho preso solo i pantaloni. Mi sono piaciuti quelli, e quelli sono stata contentissima di essermeli comprati. Perché lo scopo anche di questi video, ovviamente, è di invitare la gente a comprare qualcosa solo quando è convinta veramente. Perché alleggerirsi di quasi 200 sterline per mettersi in casa cose che non si sa neanche se ci piaceranno, non ne vale assolutamente la pena. Ok? Le avrei spese se avessi amato veramente tutto, come ne ho spese 174 la volta scorsa, anche se non è che io navigo su questo oro incredibile, che quindi io posso sciare qua tutti i soldi che mi pare. Però a maggior ragione è bene sempre comprare le cose quando siamo veramente convinti, quando, come direbbe anche il canale Spazio Grigio, portano realmente valore alla nostra vita. Quando ho portato via quel bustone cuscinone che avete visto, me lo sono sentita meglio, perché sapendo che era roba indesiderata, sono stata proprio contenta di liberarmene. Ok, il video finisce qui. Lasciatemi un pollice in alto se vi è piaciuto, un pollice in basso se vi ha fatto pena e schifo. Iscrivetevi al canale, perché primavera c'è un altro video su Lucchero, non prima, facciamo un Lucchero primavera, un Lucchero estate. Quindi se vi iscrivete per Lucchero, non iscrivetevi. Vabbè, non iscrivetevi al canale se volevate vedere solo Lucchero. E vi dico grazie per aver guardato questo video, e al prossimo del canale Ivi e Lascia Vivere. Ciao, au, 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 Ralph, au.